Purtroppo per il volo, esiste Jovanotti. Dopo aver conquistato la classifica, la scorsa settimana, con Sanremo Grande Amore infatti, i tre vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo hanno dovuto cedere subito la prima posizione al ritorno di Lorenzo che nella prima settimana disponibile, come previsto, vola primo in classifica con il suo nuovo album Lorenzo 2015 CC. Non c'erano molti dubbi sul fatto che Jova sarebbe tornato in testa, grazie all'enorme esposizione mediatica e a un album monster molto coraggioso, in grado di incontrare i gusti più vari, che ne è la forza e in parte anche il punto debole. Spinto dal singolo Sabato, il seguito di Ora era uno degli album più attesi e la conferenza stampa di presentazione ha contribuito al passaparola, semmai Lorenzo ne avesse ancora bisogno. Pochi giorni fa, poi, il cantante ha lanciato anche il nuovo singolo Gli Immortali, girato con la tecnica interlude, che permette agli utenti di montare il video a proprio piacimento. Un album di 30 canzoni che ha portato Lorenzo sulle montagne russe, alternando alti e bassi, ma riuscendo a confezionare un album che, stando ai numeri, è piaciuto al pubblico. Il volo, insomma, perde una posizione, ma può dirsi contento, anche perché deve cedere il posto a una macchina da guerra della musica italiana, e conserva un ottimo secondo posto davanti a un altro artista che ama l'aria delle zone alte della classifica, ovvero Tiziano Ferro con la raccolta TZN, The Best of Tiziano Ferro. Subito sotto al podio ci sono i soliti di Arjack, che scalano di una posizione con il loro Questo è un altro film, Vol. 2. Quinto e sesto posto per il bello di esser brutti di Lunga Ax e Parole in Circolo di Mengoni che tengono una classifica uguale a quella della settimana precedente. Bisogna aspettare la settimana posizione per vedere un balzo degno di nota, con le tre posizioni guadagnate da Nesli con il suo Andrà tutto bene. Il cantante di Buona Fortuna Amore può anche festeggiare il 1,5 milione di visualizzazioni raggiunte dal video della canzone sanremese. Mantiene l'ottava posizione Splende di Annalisa, mentre perde qualche posizione Gianna Nannini con Italia che si tiene davanti a Naif di Malika Ayane, che chiude la top 10. Chi se ne frega.